L'infezione crociata è un trasferimento accidentale di microrganismi da un soggetto a un altro soggetto, nel caso dell'odontoiatria tra un paziente e un altro paziente. Il processo di sterilizzazione è quello che impedisce questo trasferimento. Parliamo di processo perché è un susseguirsi di diverse azioni che devono essere condotte secondo una certa sequenza e in modo corretto, perché la non corretta esecuzione di queste azioni può portare al fallimento del nostro obiettivo, cioè la sterilità dell'oggetto in questione. Quali sono le fasi di questo processo? Nell'ordine la decontaminazione, la detersione, l'imbustamento, la sterilizzazione e lo stoccaggio. La decontaminazione, il passaggio di cui parliamo ora, è l'immersione in un liquido disinfettante prima che l'oggetto venga manipolato dall'assistente. L'obiettivo di questa decontaminazione è quella di ridurre la carica microbica sull'oggetto in modo che l'assistente, quando lo deve manipolare per detergerlo o asciugarlo, se accidentalmente dovesse ferirsi, incontra una carica microbica che è decisamente ridotta rispetto a quella iniziale. E quindi il titolo 10 del decreto legge 8108 che cosa ci indica? Che questo passaggio va a tutela dell'operatore, non è soltanto un passaggio che migliora il livello di sterilizzazione. Per eseguire una corretta decontaminazione dobbiamo porci delle domande e darci le relative risposte. La prima domanda è: quale disinfettante devo mettere nel bagno di decontaminazione? Esistono diverse categorie di disinfettanti in commercio. Abbiamo gli alcali, gli alcoli, le aldeidi, i fenoli, i detergenti di sintesi come gli ammoni quaternari, i clorodonatori, gli odofori, l'acido peracetico. Non tutte queste categorie però sono adatte per essere inserite nel bagno di decontaminazione. Normalmente in odontoiatria usiamo o gli ammoni quaternari o i fenoli o l'acido peracetico. La seconda domanda che dobbiamo porci è: quanto tempo il materiale deve restare dentro il bagno di decontaminazione? La risposta è: dipende. Bisogna seguire scrupolosamente le indicazioni del fabbricante e ricordarsi che esistono disinfettanti che agiscono in 5 minuti e disinfettanti che agiscono in 30 minuti. Un'altra domanda che viene posta spesso è: quale concentrazione di disinfettante devo utilizzare? Anche questo dipende e anche qui bisogna seguire scrupolosamente le indicazioni del fabbricante. Possiamo dare due suggerimenti. Il primo è, se possibile, utilizzare sempre soluzioni pronte all'uso, così da evitare gli errori di concentrazione. La seconda è, se si usano soluzioni da diluire, ricordarsi di mettere sempre prima il disinfettante nella vasca e poi il diluente, che nel nostro caso è l'acqua. Fare il contrario potrebbe portare a una concentrazione troppo diluita.